Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Dying Light. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata che molti stavano aspettando, il momento in cui giocheremo The Following. Abbiamo completato la campagna principale, abbiamo ucciso Raiz, abbiamo fatto Air Raid che diciamo era più una curiosità mia, quindi proseguiamo con il DLC dedicato a una parte di storia in più, The Following, con il nostro vecchio personaggio, anche se per qualche arcano motivo mi dice storia completata 0%. Ah, perché è dedicata a The Following, ok. Livello di fiducia, che cos'è il livello di fiducia? Grazie al cavolo penso che ci possiamo arrivare con un attimo di cervello, però mi chiedo se sia una statistica in più o se sia, diciamo, fai missioni buone e hai la fiducia della gente. Pilota, penso che sia abbastanza chiaro. Nuova partita, ovviamente in normale perché la nostra prima volta, dai. È talmente grande che tu stenteresti a immaginare il mio furore. Se non troverò il modo di soddisfarne in uno, darò il libero sfogo all'altro. Mary Shelley, Frankenstein B Movie. Ok, è doppiato almeno in italiano. Hai detto che ha parlato di magia e di cosa? Zombie addomesticati. Oh. Ha parlato di un gruppo di persone che non si infetta, neanche dopo che è stato morso. Chi delira può dire di tutto. Quando l'abbiamo portato qui, teneva in mano questa mappa. Ehi, ha tutta l'aria di essere... Una via di fuga da Arran. Crane, stiamo finendo l'Antizin. Dobbiamo tentare qualsiasi possibilità. Eh beh, certo. Non possiamo aspettare ancora. Dying Light. The Following. State lontani! State lontani! Voi non capite! La madre... La madre... Adesso muore. Ma state lontani nel senso non andateci o state lontani... Proprio... Vai via da lì! A me sembra più un avvertimento. Hanno portato qui l'uomo ferito gravemente delirante, diceva che riesce senza senso. A proposito della gente non affetta dal virus, aveva una mappa con una via di uscita dal run. Qui ci sono sempre più malati e non abbastanza antizin. E la ricerca di Candem è ancora all'alto mare, non posso trascurare nessuna possibilità. Eh beh, certo. Bella la musichetta. Ed eccoci di nuovo qui, siamo nelle fogne, trova la via uscita dalle fogne. Che bello, che novità. Oh cavolo, abbiamo ancora le robe. Forse era meglio prima metterci un attimo a posto e poi entrare qui. Però vabbè, non sfruttiamo la roba buona subito. Ah, che bello, finalmente abbiamo di nuovo la luce, mamma mia. Che soddisfazione. Comunque, sai qual è... Che è successo? Perché ha lasciato? Comunque, sai qual è comunque una speranza, stavo per dire, che ho per questo DLC? Spero sinceramente di trovare abbastanza materiali, perché in realtà per tutta la serie noi alla fine ne abbiamo trovati, non abbiamo mai avuto difficoltà, nel senso eravamo a corto di plastica o cose simili, però non ne abbiamo mai avuti neanche diciamo in abbondanza da dire non ho problemi di questo materiale. Ah ok, sono fiori, dicevo che è quella roba viola, fiori che stranamente non posso raccogliere. Sembrano talmente belli messi qua. E questa deve essere la tanto chiacchierata madre. A parte quanta luce. Ah beh certo, perché l'avevamo aumentata noi apposta per giocare a Raid. Wow, ma è Majula tutto questo. Dove siamo? Lena, mi devo proseguire. Ascolta, quel tuo paziente delirante, senza un occhio, aveva ragione. Esiste un modo per uscirne. Allora, beh, forse diceva la verità anche su quelli che non si trasformano. Puoi chiedergli dove dovrei cercare? È morto stamattina, cara. Ma come? La febbre ha avuto la meglio. Mi sa che sei rimasto da solo. Lena. Dio mio. Lena. Montagna. Comunque, la mia, diciamo, preoccupazione... principale per questo DLC all'inizio era, diciamo, completare determinate missioni per poi effettivamente venire in questo DLC. Ma poi mi hanno detto che senza troppi problemi tu puoi continuare a switchare tra un DLC e l'altro. Ma se mi butto in acqua? Paura dell'acqua? Come? Tuffati nella zona rurale, ma non l'ho ancora fatto. Vabbè. Whee!
A parte che questi porelli, mi sa che non è andata benissimo, eh. Ah vabbè, ma tanto sono zombie, quindi. Anche perché, scusami, se non mi fossi buttato, qual era il modo tecnico per scendere? Individua la torretta da caccia, che credo sia quella là in fondo, giusto? Comunque il nostro obiettivo è di là. Io continuo a essere onesto su questo gioco. Sti fiori sono troppo belli per essere solo decorazione. Dying Light è un bel gioco, punto, non posso dire il contrario. Ma a livello di gameplay, e questa è, diciamo, una considerazione personale, io ancora ad oggi, una scatola difficile, continuo a preferire Dead Island, ma per semplice gusto di storia. Cioè, mi piace il fatto che Dead Island sia veramente cacciarone all'inverosimile a certi punti. Viola? Oh, arancione! Ah, la faccia del cazzo! Progetto Puntafia. Ah, ma forse era scriptato? Maglio del Cavaliere Notturno, eh beh, certo. Manico corto, fiamma lunga. E meno male che non è viceversa. Su coltello lungo o corto? Perfetto. Quindi un coltello da cucina incendiato. Beh, dai. Sono contento del martello. Dai, la nostra primissima arma che abbiamo trovato era pure viola. Era pure arancione. E questo è stato il nostro primo zombie con 9 dollari. Comunque, e credo sia, diciamo, fatta apposta la cosa, in questo DLC credo che la torretta e la torretta sarà abitato, più o meno. Quello, sì. Quanto è grosso sto tizio? Il rampino sia relativamente utile. Comunque lo strappacarne ad oggi rimane ancora una dei progetti migliori che abbiamo attualmente, veramente. Taglia arti e teste come se fossero cazzo di burro. Perché ho un brutto presentimento su questa zona? Beh, io ho sempre brutti presentimenti sulle zone. Ecco qua. Che vuoi? Ho bisogno di parlare con chi comanda questo posto. Sono di Arran. Eh? Fai contrabbando? Stai con quei delinquenti? Non ne so nulla di contrabbando, amico. Sono qui perché mi servi aiuto. Prova a chiedere a Jazir, ma apri bene le orecchie. Se rubi qualcosa, puoi dire addio alle tue mani. Sì, signore. Allora, trova chi comanda. Ah, ecco, dovevamo entrare da qua. Dettagli. Comunque, allora, cerchiamo di non rubare nulla. Certo, capo. Mi sa che è qua dentro. Proviamo a parlare con lui. A meno che... no, quello non è. Serve qualcosa? Sei tu che comandi qui? Mi serve aiuto? Parla con Jazir. Ma dov'è Jazir, capo? Ecco. Non lo vedrai mai più. Hai capito? Te lo proibisco! Padre, ti supplico. Ne possiamo parlare? No, fine della discussione! Mi piace la tua maglietta. Perfetto. No! Aspetta! Eschi! Non andartene! Ciao, capo! Capo? Ok. Scusa il disturbo, sto cercando Jazir. Sono io! Jazir. Ma se vuoi da mangiare, qui c'è solo del pane. No, non voglio da mangiare. Ascolta, vengo da Arran. Sono venuto perché ho saputo che la gente di qui è immune al virus. Non si trasforma nemmeno dopo un morso. Eh? E chi te l'avrebbe detto? Uno che è morto, purtroppo. Ora fatti bastare quel che ha detto lui. Io non ti dirò nulla di più. Ma perché nessuno vuole aiutarmi? Il virus si sta trasmettendo in tutta la città, la gente muore. Ma tu sei ancora vivo. Prendi del pane, amico mio, e tornatene ad Arran. Qui non sei il benvenuto. Mi fa molto piacere, grazie. Trova qualcuno disposto a dirti qualcosa, tipo la ragazza che è appena uscita? No, però veramente sembra davvero un insediamento che potrebbe fare qualcuno su Fallout. Lena, sono Crane, mi ricevi? Col cazzo, non te sento, capo! Dannazione, che posto di merda! Ehi, sì, proprio tu! Vieni un po' qui! Forza, avvicinati! Non mordo mica! Beh, anche perché se lo fai tanto sei immune. Sì, parlo di voi, schizzati!
Dunque non sei uno di loro. E allora perché non ti mandano via? Perché vendo roba che vale molto più del pane. Beh, beh, certo. Mi chiamo Khan. Kyle, ciao Khan. Tu vieni da Ran, giusto? Scommetto che ti sei imbattuto nel mio amico Polifemo. Parli del tizio senza un occhio? Proprio di lui. Ah, ok. Come sta? È morto. Non ce l'ha fatta. Beh, è un vero peccato. Ma un po' me l'aspettavo. Tutti ce l'aspettavamo. Kurt diceva che la gente di qui non è affetta dal virus. Tu ne sai qualcosa? Ora che me lo fai notare, qui non credo di aver mai visto nessuno trasformarsi. Psicopatici dal cazzo. Hanno una setta cappeggiata da una donna che chiamano la madre. Aha. Era una tradizione innocua, sai? Non facevano sul serio. E invece adesso? Ma ultimamente fanno maledettamente sul serio, da quando è iniziata l'epidemia. Imbrattano di simboli qualsiasi cosa. Fanno dei rituali del cazzo. Penso addirittura che la venerino. Beh, è molto probabile, okay, visto tutti i disegni che hanno fatto. L'antizino cosa? Senti, ora sono a corto di un uomo. E sono un imprenditore. Mettiamoci in affari. Diventiamo soci. E questo? Tu e io. Compri qualcosa, amico? Sono scatole vuote, che cazzo deve comprare? Che tipo d'affari avevi in mente? A te servono informazioni e grazie a Kurt che si è fatto ammazzare, a me serve un autista con cervello. Posso mostrarti qualcosa che potrebbe aiutarti, ma prima dobbiamo trovare un mezzo. Fammi indovinare. Da queste parti? Dove dovrei trovarla? Se fossi in te, cercherei nella fattoria più vicina e... Ehi, cerca di essere discreto, chiaro? Andiamo a rubare una macchina. D'accordo. La rivelazione di Khan. Cerca un veicolo nella fattoria. Ma... non è che già mi vendi preso qualcosa? Quella macchina di cui ti ho parlato? No, mi sa di no. D'accordo. C'è qualcosa che posso fare in queste zone? A parte prendere le erbe medicinali? A quanto pare no. Ah, a proposito, vediamo le abilità. Allora, c'è pilota e, vabbè, leggenda. Meccanico, ti permette di creare le parti del buggy. Ok, quindi più guidi, più prendi abilità per la guida. E di conseguenza più abilità della guida prendi, più aumenti poi il grado della leggenda. Però abbiamo anche il grado, come nel raid, livello di fiducia, forestiero. Nessuna ricompensa. Poi, copri informazioni. Ok, non ti fa vedere le ricompense. Magari più fiducia hai, più possibilità di ottenere nuovi oggetti ottieni. Ma che cazzo? Cosa? Non ho capito di cosa si stava preoccupando Crane. Madonna mia, tagliato a metà. Forse perché è diventato aggressivo all'improvviso? Oh, quasi dimenticavo. Se sei senza, trovati delle armi. La fattoria è un covo di banditi. E questo... Aspetta, cosa? Ti eri quasi dimenticato... Ma dai! Ma si muove! Quel momento non mi sembrava importante. Vabbè, certo. Non si riesce a levarsene di torno. Disorganizzazione, niente palle, zero talento per gli affari. Direi che è proprio un ottimo inizio. Non fare il melodrammatico. Ma dai! Ma c'era benissimo. Senti, devo occuparmi di alcuni clienti. Appena trovi la macchina, fammi un segnale. Sì, signore. Comunque c'è un piccione morto qui. E vorrei capire se queste torrette nascondono tutti almeno una cesta. E se tutte le ceste nascondono almeno un progetto. Beh, la cesta c'è di sicuro. E sono tutte difficili. Forse il primo drop è 100% arancione. Poi se te la vieni a rifare, non è detto che la trovi. Adesso vediamo. 3, 2, 1. Sarà arancione o viola? È un falcetto de merda blu, va bene. No, forse solo quella torretta allora era... Boh, chi lo sa. Allora, facciamo una cosa. Quanto ho messo ad arco io? Gli ho lasciato 5, questo vuol dire 240 di danno extra. Abbiamo l'arco della giustizia corrotta. Che salto che si è fatto. Morto. No, è ancora vivo. Sì, è morto. Resta fermo. Preso. Vediamo se riesco a compensare. No, troppo. Alla gamba, che bello. Ecco qua. Che fa, che fa?
Preso! È ancora vivo! Ah no, è morto. Ora è morto, perfetto. C'è ancora gente? Vuoi che da un po' che non stavo più toccando da in là? Beh, è pur sempre una katana. Comunque 800 di danno, niente di che. Dicevo, vuoi che da un po' che non stavo toccando un Dying Light? Però già questo inizio mi sta piacendo. Oh, però un progetto scoppio d'arrosto. Martello a due mani, piccone e ascia a due mani. Non avevamo progetti con le asce, mi sembra, da un bel po', mi sa. Colpisci duro e fallo sudare. Con questa bellezza i tuoi nemici ti chiameranno il dio del fuoco. Beh, potrebbe essere interessante, sai, su un'accetta soprattutto. Anzi, forse noi avevamo un piccone. Vediamo. Cosa sei? Trazione livello 1. Ah, è una modifica per il buggy. Ma quante ceste già in sta zona? Cioè, venirle a farmare in massima difficoltà ste ceste vuol dire poter avere la possibilità di trovare davvero roba figa. Altra cesta normale, anche se c'è roba blu o verde. Magari riusciamo anche solamente a venderla, per dire. Un altro armadietto difficile con i cosmetici premium. Oh, beh, buono, grazie. Pupazzo dondolante zombie. Ok, bene, non credo di avere più niente da fare in questa zona. Come si guida? Con R2 acceleriamo, con L2 retromarcia, così facciamo i fari, così ci curiamo e ho sbagliato a farlo, d'accordo? Però dobbiamo fare benzina, immagino. Jan, ci sei? Jan. Ok. Per un attimo ho avuto paura esplodessero. D'accordo, io e il mio amico. Proseguiamo allora. Ok, gli alberi non sono nostri amici. Vorrei solo sapere se l'indicatore dell'acqua, della benzina è solo indicativo o se davvero mi serve la benzina. E mi sa che la risposta è sì, mi serve la benzina. Ah, investire prende un sacco di punti comunque. Posso entrare? Direi di no. Ah, ok, devo lasciarla qua dietro. Perfetto. Come faccio a uscire? Tenendo premuto triangolo, ok. Ehi là, ho ottenuto una macchina, siete contenti? Anche se la mappa non sembra. Ciao, eccomi. Ah, ok, ciao Exy. Cerchi Khan? Non c'è più. Immagino che gli abbiano finalmente chiesto di andarsene. Gli hanno chiesto di andarsene, eh? Come? Minacciandolo? E chi? Quelli che suo hanno padre? Fatto che avrebbe dovuto fare mio padre molto tempo fa. Non trovi che adesso questo posto sia molto più gradevole e silenzioso? Non mi hai risposto. Certo che no. Sei qui per il suo stesso motivo. Il motivo per cui quei banditi continuano a tormentarci. E dovremmo fidarci di te. Ci sarà qualcosa che posso fare per convincerti. Tu non devi convincere me. A me non interessa. Dimostra a tutti che sei qui per dare e non solo per prendere. Esatto. Ad ogni modo, io sono Esgy. Kyle Crane, Esgy, mi puoi dare almeno qualche consiglio? Cosa vi serve? Suppongo di poterti aiutare. Ma ricorda, un giorno dovrai ricambiare il favore. Ci sto. Sì, signora. Tempo fa le falde acquifere sono state inquinate. Sarebbe fantastico se tu le rendessi di nuovo utilizzabili. Presumo D'accordo. Che esista un modo per farlo. Sì, un modo c'è. Ma bisogna entrare nel territorio dei banditi. Già in molti si sono offerti di andare, ma... beh, non sono più tornati. Quindi che novità! Quindi non è qualcosa che consiglierei, a meno che uno non voglia suicidarsi. Se te la senti, segui la conduttura. D'accordo, ragazza. Guadagnare credito. Ma... mercanti ce ne sono? Grazie per la dritta, Esgy. Ma quando hai detto che gli hanno chiesto di andarsene, non intendevi quelli che vivono qui, giusto? No. Quelli non fanno praticamente niente. Non sono riusciti a mandare via Khan per mesi, perché farlo adesso? Esatto. A girare la domanda. Non so ancora se meriti una risposta. Beh, ma cacciare qualcuno dalla comunità solo perché è maleducato non è un tantino crudele? Forse. Ma la barriera che ci separa da un'orda di banditi, zombie e chissà cos'altro è davvero sottile. Le chiacchiere di un uomo potrebbero ridurre in pezzi questo posto. E per te va bene così?
Se non trova un rifugio là fuori è un uomo morto. Oh, andiamo. Tu vieni dalla città, conosci quelli come Khan, non è vero? Trovano sempre un modo per sopravvivere. Oddio, Farmi fare con un cadavere se gli servisse per togliersi dai guai. Oddio, non so se... Però,